Criminalità minorile e dispersione scolastica, in entrambi i casi Catania tra le città con i dati più allarmanti. Due facce della stessa medaglia affrontate dall'osservatorio sui minori istituito dalla prefettura etnea, che non intende puntare solo sulla repressione. Bisogna intercettare questi ragazzi, lo si fa tramite l'attività di contrasto alla dispersione, cercarli di inserire in centri di aggregazione. Ecco perché è importante costituire all'interno dei quartieri dei centri, oratori, scuole aperte nel pomeriggio, associazioni, attività sportive, attività musicali. Al Tondicello della Playa, periferia sud di Catania, uno dei pochi luoghi di aggregazione è il campetto della parrocchia, attraverso il quale Don Piero prova solo ad ascoltare. I giovani vogliono essere ascoltati, vivono uno stato quasi di apatia, di non senso probabilmente. Anche il fatto di poter compiere azioni di questo tipo probabilmente per loro è una sorta di affermazione della loro presenza, del loro esistere. Anche secondo Don Piero non servono più forze dell'ordine ma più alternative. Ci racconta di una periferia dimenticata dove persino i bambini hanno perso la speranza di vederla cambiare. C'è una povertà educativa fondamentalmente. Si pensa che quello che si vive è quello che vivranno per sempre. L'idea comune è che per molti bambini che non potrà mai cambiare nulla.